Canto 10. Il mio maestro si avviò verso uno stretto sentiero, fra le mura di dite e le arche, ed io dietro a lui. Oh, somma virtù che mi conduci per i cerchi dell'inferno, come credi meglio fare? Parlami, e soddisfa le mie ansie di sapere. Si potrebbero vedere le anime che giacciono dentro i sepolcri. I coperchi di quelle tombe sono tutti sollevati e mi sembra che nessun demone faccia la guardia. Tutti i sepolcri saranno chiusi solo dopo il giudizio universale, quando le anime si uniranno ai loro corpi che hanno lasciati sulla terra. Comunque ora sappi che di qua, sulla destra, hanno il loro cimitero Epicuro con i suoi seguaci, i quali credono che l'anima muoia con il corpo. D'altra parte, alla domanda che mi fai, sappi che sarai subito soddisfatto, qui, in questo momento ed in questo luogo. Credimi, buon duca, sinceramente non voglio nasconderti nulla. D'altra parte non parlo e non ti apro il mio cuore, se non per quello che è strettamente necessario, come proprio tu mi hai consigliato di fare. Oh, toscano, che vivo vai per l'inferno così dignitosamente parlando. Fermati un momento. Il tuo dialetto rende evidente a quale nobile patria tu appartenga, patria alla quale forse fui causa di troppi problemi. Improvvisamente queste parole uscirono da una delle tombe che erano l'intorno, perciò, impaurito, mi avvicinai un po' di più al mio duca, ed egli mi disse: «Che fai? Voltati! Vedi la farinata degli uberti che si è alzato? Guarda, e lo vedrai dalla cintola in su, torace e testa, cuore e intelligenza». Io avevo già il mio sguardo conficcato nei suoi occhi, ed egli si ergeva con il petto e con la fronte, sprezzante, senza paura, come spregiando l'inferno. Intanto, con sollecitudine, incoraggiandomi, le pronte mani di Virgilio mi spinsero verso di lui tra le tombe, dicendo: «Le tue parole siano ben misurate, stai attento a ciò che dirai». Come io fui ai piedi della sua tomba, Farinata mi guardò un po', e poi, quasi con una certa insofferenza, mi chiese: «Chi furono i tuoi antenati?» Io, che ero molto ansioso di ubbidire, non glielo nascosi e gli dissi tutto. Allora lui alzò un po' lo sguardo e poi disse: «I tuoi antenati, Guelfi, furono fieri avversari miei e dei miei antenati, Ghibellini, ed avversari della mia fazione, tanto che per ben due volte li vinsi. Seppure essi furono cacciati, è pur vero che ritornarono da dove erano stati cacciati, sia l'una che l'altra volta. Al contrario, i vostri ghibellini non appresero bene l'arte di ritornare, perché essi, una volta cacciati, non ritornarono più». In quel momento, lungo l'ombra di Farinata, un'ombra venne fuori dalla tomba fino al mento, praticamente solo con la testa. Sembrava che fosse come inginocchiata dentro il sepolcro. Guardò intorno a me come se desiderasse vedere se fossi insieme ad altri, e dopo che il sospetto ed il dubbio furono sedati, piangendo disse: «Se tu puoi permetterti di andare per questo oscuro mondo grazie alle tue qualità di intelligenza e di intelletto, allora dimmi, mio figlio dov'è? Perché anche lui non è con te?» «Non sono solo, e non sono qui solamente grazie alle mie forze. Quello che è rimasto là ad aspettarmi è colui che mi accompagna in questo cammino, ed è anche colui allo studio del quale forse il vostro guido si dedicò poco». Così risposi, e comunque le sue parole e quel genere di pena a cui era soggetto mi avevano già svelato chi fosse costui. Per questo la mia risposta fu così sicura. Subito alzandosi gridò: «Come hai detto? Egli si dedicò? Allora egli non è più vivo. La dolce luce del sole non colpisce più i suoi occhi». Poi, quando vide che io indugiavo davanti a quelle risposte, ricadde indietro nel suo sepolcro, miseramente stravolto, e non uscì più da quell'arca. Intanto, l'altro grande, Farinata, alla cui domanda e richiesta mi ero fermato, non si scosse, non mosse né collo né fronte, e rimase assolutamente dritto ed imperturbato. E continuando il discorso iniziale disse:
Se i miei antenati hanno male imparato quell'arte di ritornare dopo sconfitti, ebbene sappi che ciò mi tormenta ancor più di quanto non mi tormenti questa misera tomba. Non passeranno 50 mesi e 50 volte non ritornerà la luna piena, che tu capirai a tue spese quanto sia difficile l'arte di ritornare in patria dopo esserne stato cacciato. Che possa tu tornare nel dolce mondo, dimmi. Perché i fiorentini sono così spietati contro gli Uberti in tutte le loro leggi? Ed io gli risposi: il ricordo di Montaperti, dello strazio e dello scempio che colorò di sangue il fiume Arbia, sono la causa di tale leggi che vengono emanate dal nostro consiglio comunale. Allora lui, dopo che ebbe sospirato e scosso il capo, disse: non fui solo io a volere quelle stragi, né certamente mi sarei mosso insieme agli altri senza serie ragioni e gravi motivi. Io fui solo, invece, quando difesi a viso aperto e con coraggio Firenze contro i ghibellini toscani che ne volevano la distruzione. Dopodiché io ancora lo pregai. Che possa avere dunque pace la vostra discendenza. Levatemi allora questo dubbio che ha tenuto a lungo incerto il mio pensiero. Se ben capisco, sembra che voi anime vediate il futuro e che non vediate invece il presente. Noi vediamo come i presbiti le cose lontane, ma meno quelle vicine. Di tanto ancora ci illumina la luce divina. Quando poi le cose si avvicinano o sono presenti, allora non vediamo più e non conosciamo nulla. E se altri non ce lo dicono, nulla sappiamo delle vostre condizioni e del vostro stato umano. Quindi puoi comprendere che la nostra conoscenza finirà completamente solo dopo il giudizio universale, quando sulla Terra non ci sarà più un futuro e si chiuderà definitivamente la porta del tempo. Allora, sentitomi in colpa per aver indugiato nel rispondere alla domanda di Cavalcanti sulla paventata morte del figlio Guido e punto dal rimorso per aver creato un tremendo equivoco, dissi: vi prego, dite dunque a quello che è testé rientrato nella sua tomba che suo figlio Guido è ancora unito ai vivi. E se io prima non risposi immediatamente facendogli così credere il contrario, fategli subito sapere che lo feci perché il mio pensiero era completamente assorbito e confuso dall'errore e dal dubbio che proprio ora voi, farinata, con le vostre spiegazioni avete sciolto. E già il mio maestro mi richiamava, che io ancora una volta pregai Farinata di dirmi più rapidamente chi ci fosse lì insieme a lui. Qui io sono insieme a tantissimi altri. Qui dentro c'è Federico II e Ottaviano degli Ubaldini, vescovo di Bologna ed amico dei Ghibellini. Ma ora non dirò più di altri. Quindi Farinata tornò a nascondersi dentro il suo sepolcro ed io mi diressi verso il vecchio caro poeta Virgilio, ripensando a quelle strane parole profetiche relative al mio futuro esilio, che mi sembravano nemiche perché appunto sembravano predire sventure. E Virgilio si mosse e poi camminando mi disse: perché ora sei così strano e smarrito? Allora io gli risposi e gli dissi tutto, e quel saggio mi parlò raccomandandomi: ora la tua memoria conservi quello che ha udito contro di te. Non tanto però per l'intenzione in sé un po' minacciosa di Farinata, bensì per le verità belle o brutte comunque rivelate. Ed ora stai attento a quello che sto per dirti. Ed alzò il dito come per far concentrare ancor più la mia attenzione a ciò che avrebbe detto. Quando sarai davanti alla luce di Beatrice, i cui occhi vedono tutto, cioè vedono ogni cosa in Dio e non più entro i ristretti confini della sola ragione umana, come puoi vedere con il solo mio aiuto, allora da lei saprai e conoscerai tutto il cammino della tua vita. Dopodiché Virgilio volse il cammino verso sinistra. Lasciammo le mura di Dite ed iniziammo a scendere verso il settimo cerchio, al quale si accedeva attraverso un sentiero che tagliava nel mezzo di una vallata che era praticamente un vasto dirupo. Quel luogo, ancora lontano da noi, faceva giungere il suo tremendo fetore già fin dal punto in cui noi ancora ci trovavamo al termine del sesto cerchio, ovvero fin dall'inizio di quel tragitto.